Dopo il successo della prima edizione nel 2021, Roma Arte in Nuvola apre al pubblico dal 17 al 20 novembre al Centro Congressi Roma la Nuvola. Ai microfoni di radiocolonna.it, la direttrice artistica Adriana Polveroni ha esposto le novità di questa edizione. Quest'anno noi abbiamo introdotto un programma che si chiama Performing Nuvola, cioè un programma dedicato alla performance. Per 4 giorni, 4 artiste performano, cioè realizzano le loro performance. Quella attualmente in corso è Romina De Novellis e un'altra invece si svolge per tutti e 4 giorni della fiera, il negozio di niente. Il primo giorno c'è stata Loredana Longo con i suoi limiti e poi l'ultimo giorno Elena Bellantoni. Abbiamo ampliato ancora di più il programma dei nostri talk, dei nostri incontri anche dedicati a libri. Stiamo ancora cercando di, nel nostro processo di crescita proprio, insomma, di realizzare questa sinergia con le altre istituzioni, con le altre realtà romane. Per esempio cominciando qui dall'EUR, con il vicino Palazzo Museo delle Civiltà, con cui abbiamo grandi progetti per il futuro. Quindi magari cominciare a costruire un polo culturale contemporaneo dell'EUR. Quest'anno noi ospitiamo l'Ucraina, è un gesto ovviamente di alto valore simbolico e politico, un gesto attraverso il quale l'arte esprime la propria vicinanza, la propria solidarietà in maniera anche concreta, in maniera visiva anzitutto, e concreta perché appunto ci sono gli artisti che hanno realizzato questo padiglione. Nel nostro tour tra i numerosi espositori abbiamo raccolto alcune testimonianze di galleristi riguardo l'importanza di questa fiera romana. Allora, io credo che questa fiera deve essere sopportata e supportata, soprattutto supportata, perché è importante per la città di Roma avere una fiera d'arte. Roma è una città poliedrica, ha tante realtà e soprattutto accoglie tutti, quindi è una città dove può esserci sia una realtà nazionale che internazionale, di qualsiasi genere. L'arte deve essere una cosa che ti coinvolge, che ti avvolge, come è la città di Roma, quindi la Nuvola alla fine ci avvolge tutti in questa realtà. Ma è la volontà nostra, di noi galleristi, di arrivare in un luogo come Roma, dove c'è un collezionismo anche molto importante, e quindi avvicinarci a quelli che sono i nostri collezionisti romani. Secondo me mancava una fiera d'arte contemporanea a Roma. Le fiere bene o male arrivavano fino a Bologna. È vero, il Sud Italia non aveva fiere importanti. Credo che sia una fiera in grande crescita. Abbiamo chiesto a Fabrizio Russo della Galleria Russo qual è il rapporto attuale che possiamo trovare tra le gallerie d'arte, le fiere e le case d'asta. Una fiera non può cambiare sicuramente una situazione così strutturata. Io personalmente, come azienda, incominciamo a porci delle domande tra l'importanza nell'immaginario collettivo delle gallerie d'arte rispetto alle fiere e alle case d'asta. Non ci scordiamo che le fiere vivono attraverso le gallerie e le case d'asta attingono a piene mani dai fondi delle gallerie. Però nell'immaginario collettivo le gallerie sono l'estrema razza di un'acquisizione e non sono più così centrali, e questo francamente trovo che sia sbagliato. Trovo che bisognerebbe iniziare a gettare il sasso nello stagno della discussione, del confronto, per far tornare centrale alla lunga la galleria d'arte.